dimenticare il nostro passato senza che la rete debba riproporcelo? La risposta è sì. Oggi ricorrono 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Un traguardo fondamentale in cui è stato sancito anche il diritto all'oblio, che è una delle forme con cui si esplica il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, specie di quelli online. Pensiamo a quelle circostanze nelle quali una notizia non abbia più alcuna rilevanza pubblica o non sia stata aggiornata dai siti di informazione, o in chiave personale quelle vicende che danno di noi un'immagine nella quale oggi non ci riconosciamo più. Ecco perché la tutela riconosciuta dal diritto all'oblio è un punto di arrivo di un percorso di cultura del Digital Right to Privacy iniziato con una sentenza della Corte di Giustizia del 2014, nota come Google Spain, una pronuncia storica perché per la prima volta ha imposto ai motori di ricerca l'applicazione della normativa privacy. Il garante italiano è intervenuto su casi significativi ricollegati al diritto all'oblio. Penso quando, nel 2017, abbiamo richiesto a Google, come forma di tutela per i cittadini italiani, la cancellazione di indirizzi web anche al di fuori dei confini europei. Oggi l'articolo 17 del regolamento offre una cornice giuridica di tutela, che è un buon bilanciamento tra protezione della dignità della persona e diritto all'informazione, sintesi di due interessi speculari fondamentali. Come tutte le questioni connesse alla tutela e alla dignità della persona, l'oblio sarà sempre un tema cruciale per la nostra vita e per le nostre libertà.